Buongiorno, sono le 7 del mattino, è sabato e Bangkok stamane è un po' sonnolenta, un po' come la mia voce, mi sono appena svegliata. Oggi il tempo non sembra essere bellissimo. Comunque vedremo cosa ci riserva la giornata. Oggi è sabato e andiamo quindi a visitare il mercato di Chatuchak. È il mercato più grande di tutta la Thailandia, si tiene al sabato e la domenica ed è uno anche dei mercati più grandi in generale del mondo. Ci sono circa 200.000 visitatori al giorno. Il mercato è diviso in 27 sezioni, quindi vendono, non so, dagli animali, all'arredamento, all'antiquariato e ci sono 15.000 banchi espositivi, deve essere immenso. Adesso andiamo perché inizia già a essere tardi, dicono di andare lì già verso le 8 del mattino, è vero che il mercato dura fino alle ore 18, però tra la calca, la folla e tutto è meglio andare con le prime ore del giorno. Oggi Bangkok è nuvolosa. E quindi si spera che ci sia meno caldo, o quantomeno farà caldo ma ci sia meno sole. Quindi andiamo, prendiamo la metro e andiamo a Chatuchak. Andiamo a Chatuchak. Ecco, poi io vado nel bagno della reception. Oh mamma, fa tutto lui. Questa è la nostra fermata dello Skytrain, quella vicina all'albergo. Scesi dallo Skytrain, si attraversa questo parchetto. E si va verso il mercato. Eccoci. Vendono anche gli insetti. La sezione degli animali e qua ci sono tutti pesci, tartarughe. Qua vendono addirittura le rane. Vendono anche insetti vivi così. Vendono anche le tartarughe molto grandi, questa guardate quanto è grande, che da noi sarebbe quasi impossibile trovare. Tartarughe bianche, queste sono le viette che attraversano il mercato e congiungono alle vie principali. No, not possible. I'm sorry. Sovente a Chatuchak mi impediscono di riprendere. Vediamo in effetti in vendita animali la cui commercializzazione è notoriamente vietata, quali tartarughe terrestri, tartarughe marine e anche la tartaruga raggiata, che è una specie endemica del Madagascar e che quindi entra in Thailandia di contrabbando e comunque illegalmente. Vediamo anche cuccioli di scoiattolo, scimmie e altri animali esotici. E in generale, comunque, gli animali non sempre vengono tenuti in condizioni ideali, ottimali. Vi assicuro che il caldo qui a Bangkok è davvero elevato e sotto le bancarelle, sotto i tetti di lamiera di queste bancarelle, il caldo lo si percepisce ancora di più. Pertanto, gli animali stipati in gabbia, non ci appaiono sempre al meglio e taluni sono proprio sofferenti. Dog, just a sitting still. Color.
Ho chiesto cosa costa questo chihuahua e viene su 4.000 baht, quindi poco più di 100 euro, pochissimo. Che bella! Qua ci sono cocker spaniel, bellissimi, giocatori. Questi sono tutti cuccioli di Pomerania, importati. Qua vanno molto i chihuahua e Pomerania. Questi sono tutti cuccioli di Pomerania. I Pomerania li vendono quelli bianchi a 10.000 baht. Oh, ci picchia uno scoiattolo. Qua ci sono trasportini vari. Poi è steso a prendere il fresco, poveri però, mamma mia, vuole uscire. Stanno fanno la Thai box. Borse ricamate, che meraviglia. All'interno del mercato ci sono anche questi piccoli negozietti. Prendiamo un succo di melograno fatto fresco al momento. Queste sono da inserire in borsetta, ce l'abbiamo anche noi in Italia, ma mi sa che uno lo compra perché mi torna utile. Questo è tutto il mercato visto dall'esterno, in realtà è molto più ampio. Adesso però andiamo in un centro commerciale per rinfrescarci un po' e bere qualcosa. Qua siamo nella sezione degli incensi, dei profumatori. Wow, vendono anche dei lavandini stupendi. Lavabi. Tra la sezione 15 e 20 c'è tutto il vasellame, comunque lawn decoration. Qua c'è della frutta finta in miniatura per giochi. Adesso dopo pranzo il numero di gente aumenta in maniera considerevole. Eccomi rientrata dal mercato di Chatuchak e sarò monotona, ma io mi incanto. Cioè, questa è meglio di una televisione, questa veduta è rilassante, ti fa riflettere, mi fa pensare dove sono, a quanto è bello viaggiare. Per me è più di una passione, chi mi conosce lo sa. Ho girato tanti paesi, ma non riesco a farne a meno. Le sensazioni di un viaggio sono impagabili.
E quando vedi paesaggi della natura o vedute di questo genere, non riesco a non emozionarmi e non mi stanco, non mi stanco mai. Siamo alla fermata BTS dello Skytrain. Facciamo i biglietti per andare al centro commerciale. C'è folla anche qui per entrare. Ogni posto dove c'è un mercato, un centro commerciale, c'è folla. Ecco il Central World con la sua modernità. E a fianco c'è un tempio. Contrasti. Eccoci entrati, ci sono già delle firme italiane, cavalli, qua c'è Alberto Ferretti e proseguiamo. Sono salita al secondo piano. Qua c'è Timberland, Giordano, è molto molto bello. Sephora, qui al settimo piano c'è addirittura il cinema. Qua dentro del centro commerciale poi c'è Nara, che c'è un'ottima cucina thailandese, ha avuto anche dei riconoscimenti infatti. Sono uscita e ha iniziato a diluviare, oggi è stata una giornata splendida. All'improvviso una pioggia pazzesca.